e le istituzioni si raffrontano e si rapportano con quel privato che in una città vuole investire e portare avanti un'attività. Da quando è tornato un clima sereno va tutto quanto meglio, vanno meglio i risultati, vanno meglio i rapporti anche con la stampa e stanno tornando ad essere ottimi anche i rapporti con la tifoseria, voglio dire. Beh, qui stiamo, sai, esagerando. Ottimi, no. Stai veramente esagerando. Io spero che... voglio farti finire perché poi io ti rendi pesantemente, però io spero che lo diventi. Allora io diciamo che parlo, è un auspicio, voglio dire, auspicando che i rapporti tornino ottimi, perché non capirei quale possa essere la ragione, se non una ragione puramente strumentale, per la quale qualche tifoso attualmente a Terni possa essere scontento della Ternana Calcio. Però noi abbiamo sempre sostenuto la squadra, contro la società. Noi abbiamo sempre, sostenuto una cosa importante, che i colori sociali della Ternana resta e rimarranno, gli uomini cambiano. Sì, ma io voglio chiedere una cosa. Cioè, io non sono il difensore. Scusa, verso una società, parlare, se permetti, vorrei dare una piccola replica. Nessuno ce l'ha con la squadra. Mai c'è stato astio nei confronti della squadra. Il problema è stato sempre nei confronti della società. E io ti posso dire che se le cose vanno un po' meglio, ambiente più sereno, come dici tu, è perché finalmente, dopo anni di errori, e non li voglio definire diversamente, errore, rimango molto vago, che però sono palesi visti i risultati sportivi, quest'anno è arrivato un direttore sportivo, come lo si voglia chiamare, un direttore sportivo che di calcio capisce e sembra aver posto, se non altro sugli attenti, i dipendenti della Ternana Calcio, che sono i calciatori, che so, che a noi ci piacciono, ci fanno divertire la domenica, fanno emozionare tutto quanto, però insomma, ecco, fanno il loro dovere. C'è un'altra parte di società che non esterna più, diciamo, più di tanto, a parte un piccolo episodio, vabbè, superato ormai direi, i suoi rancori, i suoi livori nei confronti della città e dei suoi abitanti. Quindi dire che i rapporti sono ottimi mi sembra veramente un'eresia grossa. Spero che tornino ottimi. Spero è un conto. Speriamo sulla buona strada, via. Sulla buona strada, ma la buona strada, voglio dire, l'obiettivo di una buona strada si costruisce con i risultati che stanno arrivando. Almeno una facciata di rispetto nei confronti della città e dei cittadini. Ok, Enrico, no, ma tu c'hai un ruolo, lo sai, però voglio dire, è chiaro che il rispetto, il rispetto in tutte le questioni deve essere reciproco, io non sono tanto d'accordo. Ma perché, guarda, ascolta, perché è uno che c'ha un ruolo istituzionale, Non vorrei ripetere una cosa che ho detto già tante volte, però a sto punto mi costringete a ripeterla. Cioè, voglio dire, voi siete persone che il calcio e lo sport in generale lo praticate, vi informate, lo seguite più di me, e sapete perfettamente che in Italia, soprattutto per quanto riguarda il calcio, a parte la famiglia Agnelli, Berlusconi, Della Valle, Moratti, e forse ultimamente Moratti e De Laurentiis, tutti gli altri imprenditori che comprano le squadre di calcio lo fanno per entrare in un territorio e avere in quel territorio anche opportunità economiche, no? Voglio dire, se da parte di un'istituzione c'è un divieto preconcetto, che fino a quando c'era la vecchia consigliatura e il vecchio sindaco c'è stato, chiuso il capitolo. Però a mio parere... Quindi mi stai dicendo che i rapporti tra società e istituzioni sono migliorati. Ma io credo che adesso... Ritengo che chi amministra adesso questa città si stia ponendo in una posizione di disponibilità ad aprire un nuovo rapporto. E io credo che questo sia un atteggiamento tutto sommato responsabile, anche perché... Continuo a ribadire, il rapporto che deve legare l'istituzione comune al proprietario della squadra di calcio principale della città deve essere solo ed esclusivamente quello legato alla corresponsione del canone di locazione dello stadio, alla suddivisione delle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria dello stadio secondo ciò che prevede la legge, a garantire la sicurezza agli spettatori, a gestire un rapporto di rispetto reciproco. Quando un'istituzione arriva a chiedere quale deve essere la formazione che la società deve mettere in campo, o arriva a chiedere degli acquisti perché la Ternana deve ambire a scenari, tutti quanti,
Certamente speriamo la Ternana vada in Serie A, ma certamente non può essere il consigliere comunale, l'assessore, né tantomeno un sindaco ad imporlo ad un club privato. Vabbè, su questo possiamo essere d'accordo comunque. A Terni è successo, ma a Terni purtroppo è successo. Cose vecchie, non famo il comizio. Che vuol dire, Rosario? Questa è una trasmissione di calcio, le ricordo. Volevo solo sempre, dire... sempre mi mette in difficoltà. Mi il discorso va a filare bene. Ah. Ecco, però questi accordi su oggi il calcio insomma è in ribasso, no? La colonnina di Mercurio ormai è arrivato quasi in fondo. Adesso però i patti, business di nuovi vabbè, stadi, però i cosiddetti patti, come diceva il consigliere Ferranti, i cosiddetti, il presidente che si propone in un comune dice: sai, io vorrei prendere le quote di questa società, però prima mi devi dare. No, questo non deve avvenire, perché prima ti proponi, fai vedere che cosa sai fare. E dopodiché, al limite, è la città che si propone a darti una mano, ma non deve essere un vincolo questo iniziale di un magnate che ha interesse all'interno di, no, di una città. Per carità, Rosario, ma quando tu subentri chiaramente a rilevare le quote azionarie del cittadino onorario Agarini, con il quale lo stesso sindaco... Allora, tu devi sapere una cosa, che Longarini è venuto a Terni per riparare alla situazione fallimentare di Agarini. Agarini era il principale ingegnere Ferranti, questa è storia vecchia, siamo in aula, che tutti mettiamo a memoria. Presidente del Consiglio Comunale. Io le leggo, scusa, l'altra. Una mail che è arrivata adesso, lei dice i rapporti che deve fare la società, denunce, insulti, mancate scuse, provocazioni. Questo è quello che offre chi comanda la squadra del mio cuore. Questo è quello che pensano i tifosi. Non lei parla ma di rapporti. Tutti i tifosi? Io ho visto dei tifosi uscire dallo stadio festeggiando e gioendo. Benissimo, quello che risulta. Sento in giro per la città. E mi permetti di dire che c'era lo stadio lei domenica? Certo. Allora lei avrà visto la curva festante, colorata, festa, e ho notato li ha sentiti i cori della curva nei confronti dei responsabili della società? Li ha sentiti o no? A mio e allora che dice che vanno d'accordo? Allora, no, ma e basta, ma no? Io dico che non tutto vabbè, ma io non ci voglio avere ragione per forza. Anzi, guarda, ti do ragione. Grazie. Però, nonostante ti do ragione, continuo a esprimere la mia opinione. Tu hai ragione, ma io non gioco torto. Ti do ragione perché tu sei il responsabile della trasmissione. Posso fare solo una notazione? Così, è un politico vero. Perché lui, quando parla, si guarda intorno e cerca il consenso. Tutto il mio. Per voi è un grande Ferrari. C'è una mela anche di Gigi, però. Tifosi, sì, volete bene anche a questa società, lo dice anche la nostra religione. Lo dice anche la nostra religione. Quando vi si dà uno schiaffo, si deve porgere l'altra guancia. Qui vogliamo finire le guance. Don Cico, stasera. Siamo primi. Allora, a Gigi, una riflessione: vorrei ricordare che le assenze nella fila delle ferre erano notevoli e che alcuni giocatori non erano al meglio, ad esempio Borghetti e Danucci, che erano appunto reduci dall'influenza. Comunque. Grazie. E Penna ha giocato un'infiltrazione. Secondo me Maurizio c'ha ragione, ma non però per cioè nel senso che poi adesso l'infiltrazione, l'influenza, se uno gioca gliela fa. Io poi del senso, però è vero, è una squadra che in questo momento sta giocando con secondo me un paio di elementi decisivi. Era questo che volevo dire prima, perché Di Leo al centrocampo comunque si sente, e soprattutto Piccioni è un giocatore fondamentale. Secondo me adesso Pernei e Bartoli stanno soffrendo e soffrono di più, e Bertoli soffrono di più. Perché Piccioni da quella parte, oltre ad attaccare, era bravo anche in fase di copertura, in fase di raddoppio, grande dinamismo, metteva in difficoltà anche l'esterno offensivo avversario, dava una grossa mano, e quella è un'assenza veramente grave. Che per me è coprire come, sì, sono stato forse molto chiaro stavolta, non voglio dire che la Ternana, anzi io sono stato più, è una vittoria più importante di una ottenuta con merito, però quello che dico è che in questa occasione, anche per le assenze, ho visto una squadra che ha degli schiccoli, per esempio a sinistra è una squadra che soffre, non abbiamo un marcatore a sinistra. Se le squadre avversarie cominciano a studiare la nostra squadra, cominceranno a capire che se c'è Bertoli, se c'è Pernei, chiunque c'è, è una squadra che da quella parte è vulnerabile. Allora io secondo me in alcuni casi si potrebbero scambiare le fasce, cioè se a sinistra, per dire, l'attaccante è meno veloce, un pochino più macchinoso, si può portare Bertoli a destra e Del Grosso a sinistra, tanto per fare un esempio, perché siccome, come abbiamo detto tante volte, stanno le cassette, qui ormai la Ternana la conoscono tutti e tutti secondo me hanno capito, perché poi anche quando si va bene bisogna guardare i propri difetti, che a sinistra noi soffriamo e non è questa la prima partita,
Una soluzione può essere quella di spostare da quella parte del Grosso, che secondo me è bravissimo anche a sinistra, e quando si trova un avversario guizzante o bravo tecnicamente, veloce, completo come Toledo,